felice di presentare un fiorentino. Come me, tifoso della Fiorentina, nonché mio padre in una serie televisiva, nonché egregio regista della passata edizione di Cortinametraggio e di questa futura di Cortinametraggio, Simone Colombari. Cioè, le aggravanti ci sono tutte, diciamo, ecco. Non ne manca neanche una, proprio. Una dopo l'altra. Addirittura tuo padre finto, penso. Mio padre finto. E a volte ci ritroviamo pure a vedere la Fiorentina insieme. Ma queste sono cose private, non vanno dette esatto. Pubblicamente. Ma più che altro, io so già che nell'aria si parla di qualcosa che farai a Cortina extra, oltre la regia di questa edizione. Si può dire? Non si può anticipare ancora, okay, dai. No. Però stiamo pensando una cosa, probabilmente a tre personaggi che vedrà sicuramente coinvolto anche l'ottimo Roberto Ciufoli. Quindi uno spettacolo, però ancora non è stato definito, quindi non lo possiamo una annunciare. Sorpresa che, sarà una sorpresa che ci sarà dal 21 al 26 marzo, quindi dovete venire per scoprire questa sorpresa a Cortina. Assolutamente. E, oltre a questa sorpresa, come è venuto il tuo incontro con Cortina? Ma il mio incontro con Cortina è venuto perché ho conosciuto Maddalena in occasione di un fashion weekend, se non sbaglio, che abbiamo fatto a Cortina, i tre giorni intorno all'8 di dicembre, no? Allora lì ci siamo conosciuti e poi è arrivato un invito da parte di Maddalena, che gentilmente mi ha ospitato, e a quel punto poi è nata anche una collaborazione, perché sono diventato un po' il, come dire, regista un po' un parolone, ma diciamo così il coordinatore, dai, diciamo delle serate che vengono fatte al Cortinametraggio nella presentazione dei vari corti. Il conduttore è sempre Ciufoli, che poi è sempre affiancato, quest'anno se non sbaglio Elettra Mallaby, esatto, abbiamo, giusto? Esatto, insieme ad Elettra, e io starò là in regia a dirigere, insomma. E novità che mi ci puoi raccontare invece di te? Qualcosa, che spettacolo al Teatro a Roma? Allora, spettacolo, vabbè, sì, io sono in giro con due spettacoli, wow, in questo periodo. Dove ti possiamo vedere? Dove ti potremo incontrare? Allora, tutto in tournée, perché Roma l'abbiamo, con uno spettacolo l'abbiamo già fatto. L'altro spettacolo invece, che sarebbe il test, dove c'è anche Roberto Ciufoli. Mentre l'altro spettacolo che faccio è un Pinter, che faccio insieme a Claudio Gregori, a Greg in arte. Grande, che è il Calapranzi di Pinter, e che faremo l'ultima settimana di maggio al Quirino di Roma. Allora, ultima settimana di maggio al Quirino di Roma. Tutti, mi raccomando, tutti gli aficionados di Cortina e non. Esatto, e poi ho cominciato a girare una serie televisiva, Il Clandestino, insieme a Edoardo Leo e con la regia di Rolando Ravello. Bellissima. Questo è tutto questa. Quello che mi aspetta da qui all'estate, diciamo. Bellissima. Allora, sbaglio o fai anche parte della nazionale di attori di sci? Eh beh sì, certo, gli sciatori. Gli sciatori, anche noi come Roberto. Quindi certo, Cortina, io e Roberto siamo l'anima degli sciatori. Quindi, insomma, allora direi, a Cortina faremo sicuramente una sciata, su questo non c'è dubbio. Direi di fare un brindisi. Con lo schioppettino. Con lo schioppettino di mio. Dai. A Cortinametraggio, a questa edizione che ci verrà, avremo questa meravigliosa sorpresa che non ci vuoi anticipare niente, ma così sale la suspense meglio ancora. Assolutamente. Ai tuoi spettacoli a teatro, al Quirino, a Test, alla Nazionale Sciatori, a tutto. Benissimo, grazie Niccolò, e ci vediamo a Cortina, ciao a tutti. È buono per davvero, buono. Mamma rimangano mia. Tutti.